Poracci, complimenti per aver riconosciuto Combat Queen, il gioco che è riuscito a dare filo da torcere anche a Google Lens. Brusil è stato il più veloce di tutti, mentre Tera ha dato una risposta così sbagliata da essere giusta. Bastava ascoltare. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. I am number one. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre più in ritardo. Quella di oggi sarà una puntata nintendissima, perché l'azienda di Kyoto ha comunicato i risultati finanziari relativi al terzo quarto dell'anno fiscale 2022, cioè quello che va fino a dicembre 2021. E ci sono tantissimi dati di cui discutere, tra record di vendita console e hardware. Poi in seguito c'è stato anche un botta e risposta tra Nintendo e gli investitori, e anche lì sono uscite importanti informazioni sull'immediato futuro di Nintendo. Quindi quella di oggi sarà anche una puntata complessa, quindi vi voglio attenti e concentrati, soprattutto mentre porteremo avanti la conquista non violenta di YouTube Italia per la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete nuovi e in ogni caso seguitemi ovunque. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, così non facciamo una puntata monotematica e non mi date del Nintendaro. Non ce n'è bisogno, no? Stavate aspettando il gioco della Suicide Squad sviluppato da Rocksteady? Bravi, aspettate un altro po'. Ormai sembrano passati secoli dall'annuncio ufficiale di Kill the Justice League, anche se il gameplay mostrato lo scorso dicembre faceva ben sperare per una release imminente. Purtroppo, a quanto pare, sempre per Bloomberg, Warner Bros. Avrebbe deciso di far slittare, per ora internamente, la data di pubblicazione del gioco al 2023. Questo forse anche per dare spazio a Gotham Knights e Hogwarts Legacy, entrambi previsti per l'anno in corso. Un vero peccato, perché per me i ragazzi di Rocksteady sono sinonimo di qualità e non vedo l'ora di provare il loro nuovo progetto. Ottime notizie invece per chi sta aspettando con trepidazione informazioni relative a Ghostwire Tokyo, il nuovo progetto di Shinji Mikami che sembra finalmente pronto per essere svelato nel dettaglio. Questa sera alle 23 ora italiana il canale di PlayStation trasmetterà un official showcase del gioco. Nella descrizione inoltre è confermato che Ghostwire Tokyo uscirà il 25 marzo in esclusiva su PlayStation 5 e ci sono anche ulteriori dettagli sui bonus per chi preordinerà la Digital Deluxe Edition. Voi poracci siete in hype? E a proposito di showcase, ieri Sony ha dedicato uno State of Play intero a Gran Turismo 7, con mezz'ora di gameplay incentrato anche sulle modalità di gioco. Devo ancora rivederlo con attenzione, ma mi sembra di capire che ci troviamo di fronte a un ritorno in grande spolvero per una serie che nel corso degli anni aveva perso un po' il suo smalto. La mole contenutistica sembra enorme e le modalità di gioco molto particolari, anche se non rivoluzionarie. Voi siete rimasti colpiti da questo State of Play? Va bene, poracci, è giunto il momento di passare alla notizia del giorno, ovvero i risultati finanziari resi pubblici da Nintendo per quanto riguarda il trimestre che va da ottobre a dicembre 2021. E ci sono così tante cose da dire che non so da dove iniziare, ma cerchiamo di andare con ordine. Ne avevamo già parlato qualche giorno fa con le stime di VG Charts, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale. Nintendo Switch ha superato, al 31 dicembre 2021, i 100 milioni di console vendute. OLED ha già venduto quasi 4 milioni di unità dalla sua commercializzazione avvenuta ad ottobre, anche se in generale possiamo assistere a un calo delle vendite rispetto al precedente anno, ma si tratta comunque di un trend comune a tutto il mercato dopo il boom della pandemia. Con 103,54 milioni in totale, Switch si pone nelle classifiche delle console più vendute di sempre al di sopra di Wii e PlayStation e ormai è molto vicina a PlayStation 4 e al Game Boy. Rimane però la console ad aver raggiunto questo traguardo nel lasso di tempo più breve in assoluto, un record che si è avvicinato alle dichiarazioni di Furukawa, che ha ribadito come Switch sia appena entrata nella metà del suo ciclo vitale, e penso che ormai è il quarto anno di fila che ci ritroviamo nel mezzo del ciclo vitale di Switch. Tutto questo non rende così impossibile un traguardo come quello delle 150 milioni di unità vendute. Riuscirà Switch a raggiungere mostri sacri come Nintendo DS e PlayStation 2? Anche a livello software ci sono dei risultati impressionanti. I remake di Diamante e Perla hanno venduto in pochissimo tempo quasi 4 milioni di unità,
Mario Party Superstars 5,43, mentre Mario Kart 8 Deluxe si conferma un evergreen, aggiungendo al totale altri 7,96 milioni di unità. In tutto ci sono stati ben 29 titoli che hanno sorpassato il milione di copie vendute, 22 sviluppati internamente da Nintendo, e tra questi c'è anche Metroid Dread, che con i suoi 2,74 milioni è a un passo dal diventare il Metroid più venduto di sempre, dietro solo a Metroid Prime. E speriamo che questo sia un segnale che faccia svegliare Nintendo per quanto riguarda il futuro della serie. Tra i million seller ci sono anche titoli come WarioWare, Game Builder Garage, Miitopia, Pokémon Snap e la remastered di Skyward Sword, che ha già venduto più dell'edizione originale. Una curiosità: Animal Crossing è ufficialmente il videogioco più venduto di sempre in Giappone, se si escludono le vendite combinate di verde, rosso e blu su Game Boy, che superano di pochissimo i 10 milioni di New Horizons. In ogni caso, questo significa che tra i software più venduti di sempre su Switch, la top 10 è rimasta praticamente invariata rispetto al passato. Mario Kart continua a regnare incontrastato, mentre la new entry di Diamante e Perla si piazza al nono posto, pronta a scalzare anche due Let's Go piazzati poco più sopra. Ma quanto è assurdo che Ring Fit Adventure abbia venduto così tanto? Ma passiamo al Q&A che c'è stato tra gli investitori e Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo Giappone, perché anche qui ci sono state delle risposte che dobbiamo assolutamente commentare. David Gibson ha riassunto su Twitter tutti gli argomenti toccati durante queste sessioni di botta e risposta, e innanzitutto c'è stato un accenno a una possibile retrocompatibilità per il successore di Switch. Alla domanda: considerati 98 milioni di utenti attivi su Switch durante l'anno, come pensate di comportarvi con la prossima console? Furukawa ha risposto: siamo arrivati al sesto anno di Switch e continuiamo a mantenere una buona trazione e stiamo cercando di capire come far espandere e crescere la base di 100 milioni di utenti mentre ci avviciniamo alla next gen. E questo è un po' la conferma del discorso che facciamo da diverso tempo. Con una base installata così gigantesca e un futuro dove il successo di una piattaforma si misura principalmente sugli abbonati attivi, Nintendo difficilmente lascerà per strada 100 milioni di utenti, ma farà di tutto per favorire la transizione a una nuova generazione. State sicuri, parola di Poro, che la prossima console sarà una Switch 2, sempre ibrida e molto probabilmente retrocompatibile. Un po' più preoccupante la domanda sugli NFT. Furukawa ha confermato un interesse verso questo modello di business, ma fortunatamente ha aggiunto: non siamo ancora sicuri che tipo di felicità possiamo fornire in quest'area ed è difficile da capire al momento, che detto in termini più schietti significa: sì, ci sono molti soldi in ballo, ma ancora non sappiamo come vendere una cosa del genere al nostro pubblico. Per il momento evitiamo di fare scivoloni come hanno fatto Sega, Square e compagnia bella. Diciamo che avrei preferito una presa di posizione molto più netta rispetto a questo argomento. Ma chiudiamo riprendendo l'intervista di Bloomberg, perché qui Furukawa si è espresso sul futuro di Nintendo e le trasformazioni che stanno attraversando il mercato in questi giorni. Beh, per il presidente l'azienda non seguirà mai le orme della concorrenza e questa è la motivazione. Il nostro brand è stato costruito sopra prodotti confezionati con dedizione dai nostri impiegati e avere tra le nostre fila un gran numero di persone che non possiedono il DNA Nintendo non rappresenterebbe alcun vantaggio per la compagnia. Ditemi voi se è possibile immaginare una risposta più giapponese di questa. In ogni caso vi consiglio di recuperare tutti i dati resi pubblici da Nintendo sul loro sito ufficiale, perché le statistiche da guardare sono tantissime e ognuna di queste può essere affrontata da prospettive diverse. Voi poracci, cosa ne pensate di questi risultati? Ce n'è qualcuno che vi ha colpito particolarmente? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento o a questa sera per una live o a domani per un nuovo video. Voi, mi raccomando, dovete fare solo e sempre tre cose: riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Nintè, Michele Ndo, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Io sono il Poronin, Michele Ento. No, ma che cazzo.